torna a riproporsi l'appello di Lega Ambiente, FIAB e Salva Ciclisti per la pedonalizzazione di via Manfredi, in pieno centro storico, comunque del tratto antistante l'ingresso della Biblioteca Manfradiana e della Sala Ragazzi. Per le associazioni, infatti, è oggigiorno troppo pericoloso per ciclisti e pedoni raggiungere la biblioteca, tenendo conto dell'assenza del marciapiede, vista la mole di traffico che transita davanti alla Casa della Cultura. Via Manfredi è infatti l'unica via d'accesso e di uscita a Piazza delle Erbe e, ad eccezione di alcune ore durante le mattine di mercato, è costantemente attraversata da auto, motorini e furgoni. Il nuovo piano del traffico della Regione Emilia-Romagna prevede una graduale estensione delle zone pedonalizzate dei centri storici. Le associazioni chiedono tuttavia al Comune faentino di accelerare i tempi in quella determinata zona del centro. L'area effettivamente è molto pericolosa, nel senso che soprattutto davanti alla Sala Ragazzi, che è posta a pian terreno, quindi i bambini e la famiglia insomma escono e si trovano davanti subito una via in cui passano anche abbastanza velocemente le macchine, nonostante ci siano, come dicevo, comunque limite orario, comunque le macchine passano purtroppo abbastanza veloci, tanto che varie volte in questi anni è successo che i paletti a protezione della Sala Ragazzi siano stati buttati giù. L'ultimo proprio adesso recentemente, da lunedì mattina, abbiamo visto proprio un paletto buttato giù dall'auto. Quindi noi chiediamo, come poi non ci sono marciapiedi, non ci sono, per non parlare delle piste ciclabili, non ci sono attraversamenti pedonali, quindi abbiamo rinnovato un po' l'appello all'amministrazione per rendere sicura la via davanti alla biblioteca, arrivare alla pedonalizzazione e possibilmente anche della piazza delle Erbe, piazza Martiri della Libertà sarebbe, perché comunque insomma anche di lì poi le macchine entrano ed escono. Si tratta di una zona in pieno centro storico, quindi anche rispettando il piano area integrato regionale, bisognerebbe comunque arrivare alla pedonalizzazione del 20% dei centri urbani, quindi insomma ci sarebbe benissimo la pedonalizzazione di quell'area. Via Manfredi è la via d'accesso però a Piazza delle Erbe. Quando arrivò il piano sosta ci furono numerose proteste perché si pensava che in Piazza delle Erbe parcheggiassero meno persone con il piano sosta. Chiedete sostanzialmente di chiudere l'accesso, quindi potrebbero scoppiare ulteriori polemiche. Come rispondere a queste polemiche? Sì, le polemiche sono state fatte per lo più dalla Confesercenti, io credo in maniera del tutto ingiustificata, nel senso che anche in altre città si è visto che la pedonalizzazione non implica un minor numero di gente che va appunto a far spesa nei negozi del centro, anzi la pedonalizzazione delle aree centrali vuol dire, no, che più gente, più famiglie si sente libera e sicura di andare a far spesa, quindi anche portando bambini così, e non c'è sempre l'ansia, diciamo, di dover attaccarsi al muro per non farsi investire. E quindi, come è stato dimostrato in altre città, pedonalizzare il centro vuol dire più soldi anche per i commercianti, più gente che va a fare spesa, non solo gli automobilisti vanno a fare spesa. Sostanzialmente l'appello all'amministrazione è non aspettare la scadenza naturale del programma regionale, ma affrettare i tempi. Sicuramente lì c'è un problema di sicurezza molto grosso e non lo diciamo solo noi, insomma questo se ne rendono conto anche a livello proprio della biblioteca. E quindi insomma la pedonalizzazione, noi chiediamo in primo luogo comunque una messa in sicurezza, dossi, rallentatori, strisce pedonali, così poi la pedonalizzazione almeno dell'area davanti alla Sala Ragazzi, quindi del tratto che adesso è a senso unico proprio davanti alla Sala Ragazzi, no, di via Manfredi, magari a più medio lungo termine anche la pedonalizzazione un po' dell'area di via Manfredi, dell'altro pezzo di via Manfredi e della piazza delle Erbe. Questo poi insomma noi chiediamo queste cose, però insomma sarà il comune, però comunque una risposta va data, perché la situazione è, oltre ad essere pericolosa, è anche molto vergognosa, perché si può trattare un luogo di cultura in questo modo, che è veramente difficilmente accessibile per i pedoni, le scolaresche o la gente in bici. Federico Lega, per Faenza Web TV.